Gianna, vieni, vieni, vieni. Vorrei parlare con Gianna. Sì, mi faccio ridere perché il mio lavoro, allora dico, io faccio, il mio lavoro faccio ridere. Ma siccome un comico ha fatto partire tutto questo, e allora un altro comico lo vuole portare anche qui a Napoli. Sì. Io voglio dire solo questo, qui al Vomero forse dobbiamo dire meno cose cruente. Io quando siamo stati a Pianura, quando siamo stati a San Giovanni Barra, ho detto delle cose per le quali ho già subito le mie minacce, perché io ho detto, ragazzi, parlavo ai giovani, non vi prendete i 50 euro che vi daranno per comprarsi il vostro voto. E i ragazzi dicono, no, ma veramente non ce l'hanno detto, ve lo diranno, verranno e vi porteranno i 50 euro chiedendovi il vostro voto, porteranno le spese a casa per prendersi il voto. Per fortuna forse il Vomero, oppure al Vomero si sente meno questa preoccupazione, però al Vomero si sente quello che si sente in tutta Napoli. L'amico, no ma io tengo un amico, no ma quello un amico si è presentato, no ma quello mi ha fatto tanti piaceri, finiamola con i piaceri, finiamola, non vendiamo la nostra dignità, non vendiamo la dignità dei nostri figli, il futuro dei nostri figli per un amico che ci ha fatto un piacere una volta tanto tempo fa, o che ci ha promesso che ce lo farà. Diciamoglielo con grande rispetto, io ti ringrazio che tu vuoi farmi il piacere, tu mi chiedi il voto io lo voglio dare a chi voglio io, lo voglio decidere io, questo vi chiedo, decidete voi per i vostri figli, per i vostri nipoti, per voi stessi, per la dignità, perché quella stiamo perdendo, abbiamo perso la nostra dignità, non ha importanza che voi mi fate delle belle passeggiate, se poi ci trovo sempre le carte, questo è contro il decoro della nostra persona, della nostra vita. Allora organizziamoci, portate forza a questo movimento, che è un movimento fatto di persone che non hanno mai fatto politica, sono persone che stavano di là e hanno deciso di passare di qua, perché questo è il sistema. Dobbiamo semplicemente capire che la politica ce la dobbiamo fare, non la dobbiamo più lasciar fare a loro. Bravo. Che l'hanno fatta per tanti anni facendo solo i cavolacci loro, ok? Passiamo da quest'altro lato, fate in modo che chi di noi arriverà al comune di Napoli sarà il vostro megafono, sarà il vostro microfono per portare la vostra voce. Votate Movimento 5 Stelle. Alla municipalità e al comune. C'è magnam!